Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato e quest'oggi tantissime notizie di cui andare a parlare, così come in quest'ultimo periodo adesso non so con che frequenza, però ne parleremo un po' di tutte e lo faremo in tutto il corso del mese di febbraio. E quindi direi che possiamo subito partire parlando di un addio dalla Premier, comunque dell'Inghilterra, di un giocatore che poi è finito in Brasile, ma parliamone perché dirlo così è inutile. Rafael, infatti, rescinde il contratto con il Reading, portiere classe 1990 che lascia così la formazione inglese dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato abbastanza, ma non ha comunque convinto appieno. Ha voluto interrompere questo rapporto con il Reading e giocatore tra le altre anche ex Cagliari che approda al Cruzeiro, quindi torna in Brasile, lui che è brasiliano, portiere di esperienza che sicuramente può dare una mano al Cruzeiro per il rafforzamento della rosa in generale e per un Cruzeiro che tra l'altro inizierà il campionato di qui a poco perché in Sud America tra poco si ritorna in campo per l'inizio della stagione. Adesso ci sono, mi sembra, qualche campionato così, ma non è comunque il campionato brasiliano. Mi sembra ci siano dei campionati regionali. Adesso onestamente non so bene come funzioni, ma al di là di questo, sicuramente per il reparto portiere del Cruzeiro un rinforzo importante, un giocatore che ha giocato in Italia, come dicevo anche al Cagliari, portiere assolutamente di livello che può dare una mano al Cruzeiro. A questo punto, però, parliamo di una cessione in casa Inter, perché Satriano lascia ufficialmente l'Inter per approdare al Brest, attaccante classe 2001 che lascia Milano in prestito, attaccante che ha fatto un grandissimo ritiro con l'Inter, ha fatto molto bene, si parlava già in estate di un interesse del Crotone nei suoi confronti, di diverse altre squadre, alla fine è rimasto all'Inter. In Serie A ha raccolto qualche presenza, ma poche, forse avrebbe già dovuto giocare da giugno in una squadra che gli avrebbe permesso di giocare con continuità. Adesso, invece di rimanere in Italia, si sposta in Francia, va in Ligue 1 e ripeto, firma con il Brest, squadra che gli può garantire spazio, che milita nel campionato di Ligue 1 e che lotta per non retrocedere. Vediamo se riuscirà a fare quanto ci si aspetta. È un attaccante che ha fatto, quando chiamato in causa, sempre abbastanza bene, molto molto giovane, di prospettiva, quindi chissà che non possa fare bene anche in Ligue 1. Detto questo, addio in casa Genoa, perché ufficiale Biraschi va al Karagümrük, si sposta quindi nella base italiana in Turchia. Perché il Karagümrük ha veramente una valanga di calciatori italiani o comunque provenienti da campionati italiani. Biraschi è uno di questi, difensore classe 94 che approda in Turchia con la formula del prestito, lascia quindi il Genoa per quasi 6 mesi, però poi in estate ritornerà al Genoa che dovrà poi ritrovare la sistemazione, a meno che non si voglia puntare su di lui per la prossima stagione. Al di là di questo, difensore di discreto livello che a Genoa ha trovato poco spazio in quest'ultimo periodo e che ha lasciato per poter trovare più continuità. Sicuramente a Karagümrük, che sta facendo anche un campionato discretamente buono, potrà ritrovare continuità e magari anche ritrovarsi da un punto di vista fisico, mentale e anche tecnico. Ripeto, difensore di discreto livello che può fare bene nel campionato turco. A questo punto però parliamo anche di Sud America perché è ufficiale Gigliotti al Nacional, non è Gigliotti quello del Bari, ex Crotone, ma è Gigliotti un altro. Attaccante classe 87 che firma un contratto annuale con Nacional, squadra del campionato uruguagio, firma fino a dicembre 2022 perché vi ricordo che l'anno sudamericano va da gennaio 2022 a dicembre 2022. Quindi firma fino a dicembre 2022, giocatore che lascia il Messico, attaccante ex Novara tra le altre, ha giocato per il Novara in Italia, che ripeto riparte dall'Uruguay e riparte dal Nacional, squadra che tra l'altro gioca anche la Libertadores, quindi una squadra di alta caratura. Gigliotti va a rafforzare il reparto offensivo, soprattutto a livello di esperienza. Rimanendo però in Sud America, c'è da parlare anche di un addio in casa Atletico Mineiro, un Atletico Mineiro che ha appena vinto il campionato brasiliano
e ufficializza l'addio di Diego Costa, attaccante classe 88 crescendo il contratto, quindi a livello attuale libero di accasarsi da qualsiasi altra parte. Si è parlato addirittura di una Salernitana interessata a lui, alla fine non si è fatto niente perché Diego Costa avrebbe ci vorrebbe troppo tempo per poter recuperarlo da un punto di vista fisico, e la Salernitana non ha tempo per poter recuperare giocatori perché ovviamente deve lottare per la salvezza. E detto questo, anche perché poi penso che richiederebbe abbastanza a livello di ingaggio, attaccante ex Atletico Madrid, giocatore che ha fatto molto bene in Europa negli ultimi anni, ma che in questi ultimissimi anni in Brasile qualche esperienza un po' così, anche Atletico Mineiro ha sì vinto il campionato ma non da grandissimo protagonista. Adesso arriva questa rescissione che gli permette di poter accasarsi in qualsiasi altro club. Vedremo se mai in Sud America oppure ritornerà in Europa. Altro addio dall'Italia è quello di Raffaele Schiavi, difensore classe 86 che si sposta nel campionato maltese per firmare con il Sliema Wanderers, squadra che milita nel campionato maltese, come vi dicevo. E tra l'altro diciamo che il campionato maltese sta attirando diversi calciatori, perché anche Savellone è andato al Birkirkara, portiere ex Rende, ma diversi altri giocatori sono spostati a Malta. Adesso anche Schiavi fa questo percorso, giocatore di grande esperienza che a Cosenza ha fatto discretamente nell'anno e mezzo in cui ha giocato, più che altro ha giocato anche poco per via di problemi fisici, giocatore che in Serie B ha fatto molto bene con la Salernitana, difensore di grandissima esperienza che nel campionato maltese può fare molto molto bene, perché ripeto, le qualità per giocare il campionato maltese ce le ha. Dopo aver sceso con la Paganese, con la quale ha trovato molto poco spazio in questa prima parte di stagione, firma, ripeto, con lo Sliema Wanderers. Detto questo, altra notizia, colpo siglato da parte della Vis Pesaro, perché è ufficiale l'approdo di Iabré, terzino classe 2002 che arriva direttamente dalla SPAL in prestito via Cesena, perché Iabré ha firmato in estate con il Cesena, quindi ha giocato a Cesena in questa prima parte di stagione, trovando però poco spazio ritorna alla SPAL che lo ha voluto ricevere in prestito, quindi è ufficialmente della Vis Pesaro, con la quale ripartirà la seconda parte di stagione, riparte così ancora dal girone B e sicuramente vorrà ripartire cercando di trovare più spazio rispetto a prima, dove a Cesena, una squadra ben collaudata, una squadra comunque di alto livello, ha trovato poco spazio. Giocatore under che può fare bene in quel di Pesaro, vediamo se riuscirà a confermare le aspettative. Altro addio è quello di Consona, altro giocatore tra l'altro ex calabrese, perché Consona ha giocato per diverse stagioni alla Regina e rescinde ufficialmente con il Siena, difensore classe 90 che ha firmato tra le altre cose già con la Samb Benedettese, quindi si sposta in Serie D, una Samb che ha vissuto un'estate molto turbolenta, ripartita comunque dalla Serie D, e Consona ha abbracciato questo progetto, difensore di grande esperienza che, ripeto, ha giocato anche a Reggio Calabria diversi anni fa quando ancora eravamo in Serie C, e difensore che quindi lascia il Siena dopo una prima parte di stagione non del tutto positiva, tra l'altro un Siena che a livello societario ha vissuto tantissimi cambiamenti, tantissime modifiche diciamo all'organigramma, e al di là di ciò Consona lascia così il professionismo per fare questa esperienza alla Samb in questa seconda parte di stagione. Altra notizia, colpo under in casa Juve Stabia, perché è ufficiale l'approdo di Errade alla corte di mister Sottili, centrocampista classe 2001 che arriva direttamente dalla Pro Vercelli, titolo definitivo, durata del contratto non annunciata, centrocampista comunque molto molto giovane, under di buona prospettiva, che per la Juve Stabia può assolutamente far bene, una Juve Stabia che è ancora in lotta per per l'approdare in zona playoff, vediamo se ci riuscirà. E Radi rappresenta un colpo under intrigante che va a numericamente ampliare la rosa, ma chissà anche utile poi nel corso delle giornate. Detto questo, rimanendo in Campania, cessione della Turris, perché ufficiale Giordano si sposta in Serie D, nello specifico alla San Giovannese, difensore classe 2003 che lascia così Torre del Greco per accasarsi in Serie D, formula in realtà non definita, però credo onestamente del prestito, anche perché non penso che la Turris ceda così facilmente un giocatore di prospettiva quale Giordano, quindi essendo anche un 2003 non penso che lo ceda così facilmente, per cui reputo che, comunque il mio pensiero è che la formula sia del prestito. Però al di là di questo, cessione importante per un giocatore che va così a fare esperienza nel campionato di Serie D.
Detto questo, colpo, sempre rimanendo in Serie C, in casa Grosseto, quindi ci rispostiamo nel girone B, parlando di un Grosseto che tra l'altro sta lottando per evitare l'ultimo posto in classifica, e c'è un duello abbastanza serrato con la Viterbese in tal senso, un Grosseto che dopo una grande stagione l'anno scorso, quest'anno sta facendo molta fatica. È arrivato tra l'altro anche Di Matteo, con tutte le polemiche del caso a livello societario, come nuovo presidente, ma in ambito di calciomercato ufficializza l'arrivo di Rabiu, centrocampista classe 2000 che arriva direttamente dal Modena con la formula del prestito secco, operazione molto molto intrigante, un giocatore under con delle buone qualità, centrocampista di buon livello che va a rafforzare il comparto under del Grosseto ma anche la rosa in generale, perché è un giocatore che può trovare spazio e secondo me può assolutamente risultare poi utile in corso d'opera, in corso di stagione, per un Grosseto che deve cercare assolutamente di evitare la retrocessione. Detto questo, parlando proprio di Viterbese, che è la squadra con cui il Grosseto sta lottando per non retrocedere, è ufficiale l'approdo di Bianchimano alla corte del DS Fernandez, che è arrivato da Francavilla, ha fatto una grandissima rivoluzione, penso che sia una delle squadre che abbia fatto più movimenti in entrata e in uscita, perché la Viterbese tra cessioni e acquisti veramente ha utilizzato tantissime notizie. Arriva Bianchimano per il reparto offensivo, tra l'altro una Viterbese che ha ceduto Volpe alla Vibonese, e come sostituto arriva Bianchimano, attaccante classe 96 che firma un contratto triennale con la Viterbese, arriva a titolo definitivo dal Perugia per circa 50.000 euro, quindi questa è la cifra di acquisto per lui, cifra anche relativamente congrua per quello che ha dimostrato negli ultimi anni Bianchimano, che è un attaccante altissimo, veramente molto molto alto, che può fare da ariete, può giocare spalla alla porta in questo senso, ma anche abbastanza bravo in zona gol negli ultimi metri, nei contrasti aerei soprattutto, e in realtà viene da stagioni un po' non del tutto positive, perché sia a Perugia che anche poi a Catanzaro non ha convinto particolarmente. Mi ricordo i mesi a Catanzaro con Auteri, dove si pensava potesse fare molto bene, alla fine fece discretamente bene, ma in realtà non ci si aspettava sicuramente di più. Adesso riparte a Viterbo, ancora giocatore relativamente giovane, quindi può rifarsi, diciamo così, dopo annate non del tutto positive, perché ci si aspetta da parte sua sicuramente di più. Però chissà che a Viterbo non riesca a ritrovarsi e a dimostrare quanto effettivamente poi vale. Detto questo, di altre notizie, c'è un addio in casa Pistoiese, una Pistoiese che sta vivendo un po' un momento particolare in ambito societario, visto che sta arrivando Lehmann, sembrerebbe essere tutto fatto. In ambito di mercato, Ubaldi lascia ufficialmente la squadra, rescinde il prestito con la Pistoiese, attaccante classe 99 che fa così rientro al Pisa, che lo girerà in prestito da qualche altra parte. Giocatore che ha raccolto diverse presenze, segnando però solamente un gol. Da parte della Pistoiese ci si aspettava nei suoi confronti sicuramente di più, e quindi si è voluto arrivare a questa decisione. Ripeto, ora Pisa, che penso che lo ci darà in prestito ancora in Serie C, vedremo dove si accaserà. Altra notizia, questa in casa Fedeli Sander, perché è ufficiale un colpo di mercato per reparto centrocampo, incredibilmente non di una squadra calabrese, perché Bortoletti è ufficiale alla Fedeli Sander, centrocampista classe 1998 che arriva direttamente dal Novara, rinforzo molto intrigante per reparto centrocampo, un giocatore che ha giocato nelle ultime stagioni nei giovani del Nord, che fa questa esperienza così al Sud, in una Fedeli Sander che lotta per non retrocedere, è attualmente in zona play-out ma con pochi punti di vantaggio su Potenza Vibonese, attualmente all'ultimo posto in concomitanza a 15 punti, Fedeli Sander invece a 17 punti tra le altre cose. Quindi Bortoletti, tornando al discorso Bortoletti, centrocampista di buon livello, ancora giovane, che può sicuramente dare una mano importante alla Fedeli Sander in questa seconda parte di stagione in ottica salvezza. Colpo molto intrigante però siglato dall'Ancora Materica, Ancora Materica che ufficializza l'arrivo di Palesi, centrocampista classe 97 che arriva in prestito con diritto di riscatto direttamente dal Monza, credo. Adesso ve lo vado anche a dire. Comunque non mi ricordo da chi, penso però al Monza, giocatore che sicuramente ha giocato al Monza, si Serie D che in Serie C, centrocampista di buone qualità, classe 97, quindi ancora giovane. C'è anche un diritto inserito, quindi eventualmente può l'Ancora Materica, scusatemi, esercitare il riscatto, e per la formazione di mister Colavito potrà essere sicuramente un eventuale rinforzo importante in vista di questa seconda parte di stagione, che
vede un sì, è dell'Olbia, quindi ha giocato in questa prima parte di stagione all'Olbia e quindi arriva in prestito con i titoli di scatola ancora Matelica dall'Olbia, entrambe poi squadre che militano nella girone B di Serie C. Come vi dicevo, per la formazione di Colavito è sicuramente un innesto importante, va ad aumentare la qualità del centrocampo e anche l'utilità, perché è un giocatore che può giocare in diverse zone del campo, tra cui anche l'esterno, volendo. Mediano, centrocampista, può essere anche adattato in diversi ruoli, quindi importante come colpo. E per la mediana e centrocampo di Colavito sicuramente colpo di livello. Detto questo, però, attenzione al colpo anche in casa Provercelli, perché è ufficiale l'arrivo di Panico, attaccante classe 97 che firma con la formazione di Mister Lerda. Tra l'altro c'è anche il buon Raffaele Vrenna come direttore generale, attaccante classe 97 che arriva direttamente dalla Juve Stabia, rinforzo molto, molto importante di un attaccante che ha giocato anche a Cittadella in Serie B fino all'anno scorso. Quest'anno ha giocato nella prima parte di stagione alla Juve Stabia, convincendo però poco. Giocatore che ha delle buone qualità, è un buon attaccante, ma che deve forse ritrovarsi dal punto di vista mentale. Arriva a titolo definitivo, come dicevo, dalla Juve Stabia, quindi un rinforzo anche abbastanza importante dal punto di vista economico e su cui la Provercelli vuole puntare per il reparto offensivo. A disposizione di Mister Lerda, quindi c'è un giocatore che ha esperienza anche in categoria superiore e che può fare assolutamente bene. Detto questo, altro colpo, anzi, altra notizia, questa in ambito giovanile, perché Surricchio è un nuovo giocatore della Roma, centrocampista classe 2006 che arriva direttamente dal Teramo in prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi Roma che può eventualmente riscattarlo. Penso che si aggregherà all'under, boh, credo 16-17, comunque sicuramente le giovanili della Roma, centrocampista di ottime qualità che ha fatto molto bene nelle giovanili del Teramo, e la Roma ci vuole puntare per il futuro, e penso che poi se valuta che monitorandolo più da vicino valuta che ha le qualità per poter rimanere, poi lo riscatterà sicuramente. Tra l'altro un Teramo che comunque ci guadagnerà in un modo o nell'altro, perché già guadagna adesso visto che il prestito è oneroso, per cui guadagnerà fin da adesso e poi eventualmente potrà esserci anche un guadagno da un eventuale riscatto a favore della Roma. Di altre notizie, questa in casa Legnago, perché è ufficiale una rescissione contrattuale. Laurenti lascia ufficialmente la Lombardia, per tra l'altro poi accasarsi la Luparense, quindi ha già trovato squadra, centrocampista classe 90 che quindi rescinde con il Legnago dopo una prima parte di stagione non del tutto positiva, giocatore che ormai era in collisione con la società e quindi rescissione contrattuale avvenuta. Ha già trovato però sistemazione in Serie D, ha firmato infatti con la Luparense, quindi subito ha trovato squadra. Detto questo, a questo punto parliamo un po' anche di Serie B, diverse notizie, due colpi in casa Pordenone che rientrano nell'affare Petriccione che tramite anche l'avallo del Crotone è andato a Benevento, giocatore che ha iniziato la stagione proprio a Pordenone, e dal Benevento al Pordenone arrivano infatti due calciatori che sono Vokic e Di Serio, due rinforzi importanti per il reparto offensivo. Nello specifico Di Serie, un attaccante classe 2001 che va a rafforzare così il reparto offensivo, un giocatore di buone qualità, brevilineo, ma che assolutamente può dare una mano importante, giocatore che è anche abbastanza duttile, giovane, under, di prospettiva, che già in realtà ha raccolto qualche presenza con la maglia del Benevento e che secondo me a Pordenone può fare bene. Certo, Pordenone è una situazione molto complicata perché Contedino si sta cercando di sollevare la classifica, però risalire la china in questo momento è molto molto difficile. Però ci sta provando il Pordenone, Di Serio può assolutamente esaltarsi. Alla fine, come vi dico sempre, la Serie B è fondamentale essere sempre sul pezzo e mangiarsi il campo. Sicuramente Di Serio, vista la giovane età, vorrà comunque fare questo per poter dimostrare le sue qualità. Dall'altra parte arriva anche per la battaglia dei trequartisti Vokic, trequartista classe 96, che se, così come Di Serio arriva in prestito secco dal Benevento, giocatore relativamente giovane, anche se cioè, è definibile come giovane perché non possiamo dire che è vecchio, però si trova un po' nel più della carriera, un giocatore che a Benevento qualche presenza quella l'ha fatta, negli ultimi anni sta
sta facendo discretamente, adesso intraprende questa avventura importante in Friuli con una squadra, ripeto, che se la sta lottando per non retrocedere. Non sarà semplice riuscire a confermare la categoria, però, ripeto, è giusto che il Pordenone ci provi fino alla fine, e dal mercato si intuisce che l'obiettivo è quello, nel senso che non si arrende il Pordenone, ha fatto un mercato importante. Come vi dicevo, di serie Boca ci sono due colpi di livello, di categoria, che possono assolutamente dare una mano. Detto questo, di altre notizie, direi che ne possiamo parlare ancora di quattro notizie e poi chiudiamo il video. Questa è sempre in serie B, perché ufficiale Blanco è del Como, ha la classe 98 che arriva a titolo definitivo dal Valencia, firmando un contratto triennale con la formazione di mister Gattuso, ed è un rinforzo molto molto importante. Tra l'altro l'ha già esordito contro il Crotone, devo dire che ho visto un giocatore di qualità che ha fatto un'ottima serpentina per poi guadagnarsi l'espulsione di Schirò nel finale. Ripeto, qualità, esterno che sa saltare l'uomo, che ancora è un po' grezzo perché è le prime armi Serie B, però ha giocato, mi sembra, anche in settore giovanile del Barcellona, è cresciuto sotto i giovani del Barcellona, ha giocato a Valencia, un giocatore con qualità importantissime, e per la Serie B è veramente un rinforzo in ottica anche eventualmente playoff per il Como, molto molto importante. Tra l'altro un Como che ha preso anche Ciciretti, un Como che ha fatto un mercato importante per la categoria e che sicuramente dimostra le volontà di voler anche magari ambire a più di una salvezza tranquilla. Quindi questo è, a livello qualitativo non si discute, Blanco un ottimo giocatore. È un po' discontinuo, però secondo me può fare molto bene a Como. È del Como perché lo ha acquistato a titolo definitivo, quindi è totalmente del Como, e questo è un valore aggiunto perché è un giocatore che nei momenti in cui devi rivendere sicuramente ci guadagnerai molto, perché ripeto, ha delle qualità importanti e penso che verrà subito richiesto in estate, dovesse fare bene a Como, così come credo. Colpo importante però siglato anche dal Parma di mister Iachini. Infatti arriva ufficialmente Cassata, centrocampista classe 97 che approda in Emilia in prestito con diritto di scatto dal Genoa. Giocatore tra le altre anche ex Frosinone, giocatore che ha militato per diversi anni in Serie A ed è un rinforzo in questo senso molto molto importante. Un giocatore che ha esperienze, come dicevo, sia in Serie A che in Serie B, e per i reparti centrocampo del Parma di Iachini, che andava rafforzato a livello numerico, è sicuramente un rinforzo di alto livello, giocatore di qualità, centrocampista che nonostante la ancora possiamo definire giovane età ha un passato alle spalle importante in categoria superiore, per cui operazione importante. A livello di contratto c'è un diritto di riscatto nel contratto, quindi eventualmente può essere riscattato, dovesse fare bene, al massimo dovesse fare male non verrà riscattato. Tra l'altro un giocatore che non è sceso molto bene, non è andato molto bene in partita col Crotone, perché durante Parma-Crotone è andato in partita e ha perso la palla che poi ha fatto scaturire il gol del pareggio di Marras al 90esimo, e al di là di questo, ripeto, nonostante comunque la brutta parentesi col Crotone, è un giocatore che rimane di ottime qualità e che se si cala bene nella categoria può fare veramente la differenza lì a centrocampo. Ultime due notizie, allora una in casa Wolverhampton, perché ufficiale arriva Chiquinho e quindi continua la dinastia dei portoghesi in casa Wolverhampton, ha la classe 2000 che firma un contratto quinquennale con la squadra di Bruno Lage e arriva per circa 3,5 milioni di euro dall'Estoril, quindi da una squadra che tra l'altro mi sembra sia in Serie B portoghese, non mi ricordo male, ma al di là di questo arriva direttamente dal campionato portoghese, giocatore che è cresciuto anche nei giovanili dello Sporting Lisbona, ottime qualità, è un esterno di buon livello, ottima prospettiva, anche una cifra di acquisto che è relativamente bassa perché 3 milioni e mezzo in Premier sono veramente 2 euro in Italia praticamente, però sicuramente un colpo che dimostra che comunque continua la dinastia portoghese nel Wolverhampton, e questo è abbastanza sodato ormai da anni che ci sia, che sia a livello di allenatori che a livello di calciatori, però anche per l'influenza di Jorge Mendes, il famoso procuratore di anche CR7, ma al di là di questo un rinforzo che a livello qualitativo e a livello di rafforzamento della rosa è assolutamente importante per un Wolverhampton che non sta facendo una grande stagione. Però
chissà che non possa essere utile anche durante le prossime annate. Ultima notizia, ma non per importanza, è il colpo siglato da Lorient in Francia. È ufficiale l'arrivo infatti di Innocent, che sicuramente non sarà indagato perché è Innocent, però rinforzo per i reparti centrocampo, centrocampista classe 96 che firma fino al 2025, quindi un contratto quadriennale, quindi fino al 2025, arriva direttamente dallo mercato degli svincolati, visto che si è svincolato dal Malmo ormai da diverso tempo, giocatore come dicevo quindi ex Malmo, ed è un rinforzo intrigante per le parti centrocampo. Vedremo se pronto per il campionato di Ligue 1, che è un campionato comunque tosto, un campionato complicato, soprattutto per una squadra della dimensione dell'Orion che lotta per non retrocedere. Colpo intrigante, come vi dicevo, tra l'altro giocatore di nazionalità nigeriana che saprà dare una mano, però vedremo se riuscirà fin da subito ad inserirsi in squadra e a risultare utile ai fini della salvezza dello stesso Lorient. A questo punto vi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.